Benvenuti in un nuovo video e buona domenica a tutti quanti. Oggi tratteremo un argomento fondamentale per i nostri video, me l'avete chiesto davvero in tantissimi. Infatti parleremo delle musiche da utilizzare come colonna sonora per i nostri filmati. La musica perfetta è davvero difficile da trovare. La domanda principale che mi ponete è questa: è meglio cercare prima la musica e poi cucirci sopra il video o viceversa? Naturalmente la risposta è molto semplice: la prima, perché prima cerco la traccia da utilizzare e poi ci cucio sopra il filmato utilizzando le parti migliori che ho filmato. Questo perché non siamo a Hollywood, invece a Hollywood i film vengono fatti prima le immagini e successivamente la colonna sonora che esalta le immagini. Per trovare quella giusta io ci metto moltissime ore, quindi non scoraggiatevi, cercate. Qui sorge il vero problema: abbiamo trovato la traccia musicale che ci piace, la scarichiamo, dopodiché la carichiamo su YouTube con il nostro video. Se ci è andata bene, non ha il copyright, tutto è a posto, ma molto probabilmente questa traccia avrà i diritti d'autore. Ci sono due possibilità: YouTube ci toglie la monetizzazione se ce l'abbiamo e ci va bene perché comunque il nostro video si vede. La seconda opzione: non abbiamo la monetizzazione, quindi cosa fa YouTube? Ci toglie il video. Il video non si potrà vedere, o se si vede ci metterà delle limitazioni, magari si vede sul computer ma non si vede dal nostro smartphone. Problema: perché il 70% dei video di YouTube sono visti sullo smartphone, quindi non verrà visto dalla maggior parte degli utenti. Io vi lascio in descrizione tutti i canali YouTube no copyright, senza diritto d'autore. Ve ne lascio un bel po', li andate a sentire, ognuno il suo genere, e poi in base al video che volete fare andate a scaricarvi la musica. Se cercate, non lo so, ad esempio musica classica no copyright, se c'è scritto no copyright nel titolo potrà essere utilizzata nel nostro video, possiamo monetizzarlo, oppure se non abbiamo la monetizzazione possiamo andare tranquilli che non ce l'oscura. Altra cosa: se ci piace davvero una canzone col copyright, probabilmente possiamo cercarla col remix, e il remix, essendo un remix, non verrà vista di YouTube. Ma per essere ancora più sicuri, se dobbiamo fare un super video e ci piace quella musica lì, magari perdere ore e ore di montaggio per poi scoprire che YouTube ce lo oscura, conviene prima caricare la musica con una traccia nera su YouTube e vedere cosa ci dice nella sezione del copyright. Se tutto va bene possiamo utilizzare questa musica sul nostro video e via. Altra cosa fondamentale sono i suoni. Io per i suoni ho trovato questo sito che si chiama freesound.org. È gratuito, basta registrarsi e si avrà a disposizione una miriade di suoni. Ad esempio cerchiamo campane e abbiamo l'effetto sonoro delle campane. Cerchiamo magari l'effetto sonoro del mare, troviamo il mare, gli uccellini. Abbiamo davvero tutti i suoni della natura e non solo, anche più strani. I suoni, apriamo una piccola parentesi, sono fondamentali per ricreare il video perfetto, perché abbiamo l'immagine perfetta, come in questo caso, ma aggiungendoci il rumore del mare si entra in una terza dimensione e siamo molto più coinvolti nel video, sembra quasi di poter essere lì. In un video dobbiamo coinvolgere la maggior parte dei nostri sensi, perché già ad esempio l'olfatto, la temperatura, tutti questi sensi che farebbero naturalmente un video più bello non li possiamo utilizzare perché non possiamo, però già con il suono e l'immagine possiamo già ricreare delle sensazioni allo spettatore non indifferenti. Ovviamente ci vorrà del tempo, dell'esperienza per ricreare un video con tutti i suoni che ci coinvolgano pienamente nel paesaggio che stiamo riprendendo. Detto questo, passiamo invece, se siamo già dei professionisti, quindi lo facciamo per lavoro, non è che possiamo andare a scopiazzare su YouTube le musiche che artisti hanno fatto. Dobbiamo avere degli abbonamenti. Io vi consiglio due siti. Il primo si chiama Epidemic Sound, c'è l'abbonamento sia per YouTuber sia per creators, proprio per fare dei video professionali.
e il secondo invece si chiama Artlist Io. In questi siti troviamo delle musiche come ad esempio questa. Sono davvero studiate per i nostri video, per montare dei video sopra, quindi non sono semplici musichette che troviamo su YouTube, ma sono studiate nei minimi dettagli per creare dei video professionali. Ad esempio, questo sito c'è un abbonamento annuale, costa parecchio, andatevelo a vedere. Comunque io non sono sponsorizzato, non mi ha nemmeno contattato, perché come noi lavoriamo anche questi artisti hanno lavorato per creare la musica, quindi non è bello scopiazzare. Se lo fate per hobby, io vi metto in descrizione i migliori siti che utilizzo io per montare video su YouTube. Conclusione generale: la musica è fondamentale per ottenere dei video incredibili. La musica fa tantissimo, dedicateci del tempo per cercarla, ma soprattutto nel montaggio. Cercate di far combaciare le variazioni di musica con il vostro video, le clip che avete ritagliato. Cercate sempre di essere più precisi possibili e mettete i suoni di sottofondo per amplificare l'esperienza del video. Spero che questo video ti sia stato utile, ti abbia tolto tutti i dubbi che avevi a riguardo, perché davvero tanti di voi mi avete chiesto le musiche, vi ho svelato tutti i miei segreti, tutti i miei siti di YouTube in cui trovare le musiche è gratis. Quindi noi ci vediamo nel prossimo video, se non sei ancora iscritto iscriviti, attiva la campanella e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!